Il Comune di Napoli, attraverso l'assessorato alla scuola e istruzione, l'Istat e l'Ufficio Scolastico Regionale, hanno sottoscritto un accordo per la collaborazione e l'interscambio di dati finalizzati all'analisi e al monitoraggio degli studenti stranieri nel Comune di Napoli. Sarà un vero e proprio osservatorio permanente sull'accesso alla scuola degli alunni di cittadinanza non italiana, il cui funzionamento è stato illustrato questa mattina a Palazzo San Giacomo. I bambini di cittadinanza non italiana che hanno accesso nelle scuole napoletane ormai sono un numero considerevole e rappresentano all'interno di quelle scuole un alto potenziale sia dal punto di vista didattico-educativo che dal punto di vista della possibilità di un'integrazione migliore in futuro. Il contatto con la scuola e il percorso scolastico dei bambini stranieri costituiscono sicuramente due filoni di indagine importanti che possono anche avere una ricaduta nelle politiche nazionali. Il fine ultimo quindi sarà quello di fornire strumenti conoscitivi ed informazioni utili per garantire le pari opportunità di accesso al sistema scolastico degli alunni stranieri, per valorizzare i loro percorsi formativi e per prevenire e contrastare ogni forma di dispersione ed abbandono scolastico. Ed importante è anche l'aspetto della nuova collaborazione interistituzionale. È nata come sperimentazione locale ed è diventata un progetto concreto per il Comune e per la Direzione Scolastica Regionale. Per noi dell'Istat rimane ancora una sperimentazione che poi noi vorremmo comunque replicare prima o poi anche sul livello nazionale, quindi consideriamo Napoli una perla, un gioiello su cui costruire qualcosa nell'immediato futuro. Ecco. Va esattamente nella direzione dell'ampliamento e del consolidamento dei diritti, quindi dei diritti costituzionali, in particolare per i più deboli come sono i bambini, e si unisce a quell'atto così importante che abbiamo sancito con delibera di giunta e con il Consiglio Comunale di dare la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati, con la predisponenda, che ormai è quasi pronta, l'annunceremo da qui a qualche giorno, carta dei diritti per i bambini immigrati che si trovano nella nostra città. Dobbiamo dimostrare che la strada dei diritti e della legalità è la strada assolutamente predominante nella nostra città e mi auguro nel nostro paese.